Buongiorno a tutti cari amici telespettatori e appassionati e ben ritrovati con questo consueto appuntamento con i trofei Wheel Up Moto Estate 2015. Siamo per assistere al terzo round di campionato, giro di boa di questo campionato composto da 5 tappe. Ci troviamo all'autodromo di Modena, una pista molto molto difficile, molto molto insidiosa. Non solo la pista è difficile oggi, ma sono difficilissime anche le condizioni in cui questi piloti si trovano a correre. Se la scorsa gara di Varano faceva caldo, oggi sembra di stare sulla superficie del sole. 41 gradi la temperatura segnata, 67 gradi la temperatura dell'asfalto. Abbiamo poi provato a mettere un termometro sotto il sole, segnava 48 gradi. Quindi la temperatura che senti sulla capoccia, se provi a uscire per un secondo dall'ombra, sono 48 caldissimi gradi. Condizioni veramente molto molto difficili per una pista che lascia poco spazio al respiro per questi piloti. Edo, infatti, com'è questa pista? È una pista molto difficile, molto tecnica, molto tortuosa, poi col mille si fa tanta fatica. Che fatica, ragazzi, figurati le grosse cilindrate, la fatica che faranno. È una pista molto tecnica, quindi una pista in cui davvero conta tanto il talento, conta tanto la tecnica, conta tanto la pulizia nella conta guida, conta tanto il fiato, conta tanto il fiato, soprattutto oggi, perché non solo è una pista che metterà a dura prova questi piloti, ma anche le condizioni meteo saranno davvero molto molto difficili. Trofei Wheel Up Moto Estate che tra l'altro non regalano solo spettacolo in pista ma anche nel paddock. Infatti questo weekend c'è stato un grosso evento, stiamo parlando della risottata offerta dal team North Logistics in collaborazione con Riso Scotti, che hanno offerto risotto gratis per tutti i presenti nel paddock il sabato sera. Prima di partire con le sintesi di queste gare che sono state veramente divertentissime, partiamo come in consuetudine, come in televisione, come quelli veri, con la nostra sigla. Eccoci di nuovo collegati con l'autodromo di Modena, dove sta per aver inizio una delle categorie regine di questo campionato. Stiamo parlando della Moto Estate 600, quindi moto di categoria 600 Open, che vedono sfidarsi proprio le moto di categoria aperta, quindi senza limitazioni, senza regole, senza limite di gomma. Quindi chi più ne ha più ne metta, ognuno ha modifiche aperte sui propri mezzi. Stiamo per assistere quindi a questa gara che si preannuncia molto importante, soprattutto ai fini del campionato, in cui molti piloti si stanno giocando la leadership di questo trofeo. Andiamo subito a vedere la griglia di partenza con la pole position di Lorenzo Renaudo con la moto numero 90, 1.9.427 al suo miglior tempo, ha staccato di 2 decimi Emanuele Bartolo in seconda piazza. Terza posizione per Andrea Manici, un assente d'onore della gara di Varano, che purtroppo era stato via per lavoro oltreoceano negli Stati Uniti, è riuscito a tornare giusto in tempo per la gara di Modena, però ricordiamo che comunque sono 2 mesi ormai che non sale in sella, 2 mesi che non gira. E comunque lì in prima fila. Quindi un ritorno. È sempre uno dei protagonisti di questa categoria qua. Diciamo che Manici l'anno scorso ha vinto questa gara anche con abbastanza facilità. Quindi era un pilota che le possibilità di vincere ce le ha. È una pista che gli va genio, una pista in cui lui va molto forte. Il fatto che stia già facendo un po' fatica in qualifica, perché comunque si è preso 4 decimi da Renaudo, è sintomo del fatto che la mancanza di allenamento per 2 mesi di fila a questi livelli qui si fa sentire parecchio. Quarta posizione per Alessandro Costantino, sempre più grande il miglioramento di questo pilota, che è a 4 decimi dalla pole position, 1.9.869. È un gran risultato. Grandissimo risultato per lui, perché comunque sta facendo una stagione straordinaria. È migliorato tantissimo dalla prima all'ultima gara. Ricordiamo, è la punta di diamante del team G Motorsport, Alessandro Costantino, a bordo di MV Agusta, e partirà con la moto numero 91, l'unica moto gialla nello schieramento, in quarta posizione. Quinto Emanuele Frosi, sesto Davide Messori, settimo Rosso Nicolò, pole position della CRV 600 Expert, perché ricordiamo, in questo campionato non corre soltanto il Motoestate 600, ma corre anche il campionato regionale velocità Piemonte 600, categoria Expert, ovvero
quelli forti. Quelli forti del campionato regionale velocità Piemonte 600. Quindi Rosso Nicolò, la pole position del CRV, partirà in settima posizione col tempo di 1:10.791, quindi staccato di 1,3 secondi da Renaudo. Non è stata una qualifica eccezionale quella di Rosso, sicuramente ha del potenziale molto maggiore di quello che ha dimostrato in qualifica. Non vorrei che avesse avuto qualche problema, sicuramente lo vedremo in gara, se riuscirà a colmare il gap che lo separa dai piloti davanti a lui. Ottavo Nicolò Giri, purtroppo Nicolò Giri non partirà in gara perché ha avuto un brutto incidente in qualifica, frattura della caviglia, ahimè, purtroppo sono cose che succedono. Ci dispiace davvero perché Giri avrebbe potuto fare molto bene in questa pista, l'abbiamo visto girare molto forte nelle prove libere. Purtroppo quel tempo di 1:11.5 in qualifica non è un tempo che... non è un tempo che ci dà dei risultati effettivi, perché è caduto subito appena entrato in pista, quindi stava ancora scaldando le gomme quando purtroppo ha avuto questo Modena incidente. Modena non gli va giù comunque, anche l'anno scorso era caduto in gara. Ah, è vero, era caduto anche in gara a Modena lui l'anno scorso, è vero, in fondo all'inizio del T3. Purtroppo quest'anno la caduta ha avuto conseguenze e non sono conseguenze gravi, nel senso che è una frattura da cui forse riesce a riprendersi in tempo già per la gara di Cervesina. Fatto sta che facciamo un grosso abbraccio, un grosso in bocca al lupo a Nicolò Giri, un abbraccio e un auguro di pronta guarigione. E infine chiudono lo schieramento Giorgio Besana e Angelo Pilla, sempre schierato con la sua vecchia signora moto numero 227. È tutto pronto sulla griglia di partenza della moto estate 600, motori accesi, sguardo puntato sul semaforo, si parte con questa gara, partenza fulmine di Lorenzo Renaudo. Vediamo se riesce a tenere la testa di questa gara, e ce la fa, grandissima la partenza di Lorenzo Renaudo che gira così davanti ad Emanuele Lobartolo, e in terza posizione Nicolò Rosso, una partenza straordinaria, guarda Rosso dove si infila e dove passa Emanuele Lobartolo, una partenza semplicemente straordinaria quella di Nicolò Rosso, che ha guadagnato due posizioni, che ha guadagnato, scusate, cinque posizioni in due curve, con una partenza semplicemente perfetta, uno scatto perfetto e un'infilata straordinaria alla seconda curva. Rosso quindi adesso in seconda posizione, bisogna fare attenzione e vedere se riuscirà a tenere il passo di gara, perché là davanti c'è Renaudo che potrebbe allungare, quindi se Rosso non riesce a tenere il passo di Renaudo... Guarda Renaudo che vuoto che ha già fatto. E infatti quello che preannunciavo poco fa, Renaudo potrebbe arrivare a fare una gara totalmente in solitaria e a seminare il vuoto dietro di sé, anche perché Nicolò Rosso dietro di sé ha un trenino di piloti veramente cattivissimi. Vediamo dietro la moto di Nicolò Rosso, vediamo la moto di Lobartolo in terza posizione, poi Costantino e Manici a seguire. Quindi davvero ci aspettiamo una gara straordinaria qui dietro in questo gruppone. Secondo giro, Renaudo al comando, Rosso secondo, Lobartolo terzo, Frosi quarto, Costantino quinto, Manici sesto e Pilla in decima posizione. Intanto Rosso è al comando del CRV 600 Expert, mentre Besana è secondo e Pilla è terzo. Andrea Manici, guardalo qua, che prova l'attacco in fondo al rettilineo per cercare di guadagnare una posizione a bordo della sua Yamaha R6 del team Eros Motor. Ma Andrea Manici davanti a sé ha degli ossi veramente duri. Vediamo Costantino là davanti cercare di districarsi da questo gruppone in cui si è trovato immischiato. E Rosso e Lobartolo stanno allungando leggermente, quindi si stanno vedendo tre diverse situazioni. Al comando Renaudo, con Rosso e Lobartolo che stanno facendo il vuoto dietro di sé, e con questo gruppone in cui vediamo immischiati svariati piloti, tra cui Costantino e Andrea Manici. Renaudo sta allungando veramente, veramente due tanto. Due giri, due secondi. Veramente un vantaggio incolmabile quello di Renaudo. Pazzesco. Che secondo me, se continua così, non avrà problemi di gomme o di moto o di freni o di qualunque altra roba. Secondo me, Renaudo farà una gara assolutamente a sé stante. Guardalo qua, Nicolò Rosso che è staccata. Ho visto la ruota posteriore alzarsi. Bellissima la gara di Nicolò Rosso che partiva indietrissimo e si è subito messo davanti a tutti. Sì, ha fatto una partenza veramente pazzesca. E non solo la partenza è stata pazzesca, è stata pazzesca anche la seconda curva, ma da lì in poi è riuscito a tenere il passo. Quindi vuol dire che i tempi fatti segnare in qualifica non erano veritieri del suo vero potenziale, non erano indice di quello che Nicolò Rosso poteva davvero fare. Sta tirando fuori dal cappello magico non soltanto un coniglio, ma un intero allevamento di conigli. Nicolò Rosso sta facendo una magia intensissima in questa prima fase di gara, con Angelo Pilla, quello qua inquadrato proprio adesso, che va ad affrontare la prima curva in decima posizione. Come dicevo, Nicolò Rosso sta facendo un capolavoro di gara. Guarda Messori, intanto questi, guarda dietro per vedere se c'è Andrea Manici che è uscito fortissimo e lo passa con una facilità disarmante. Come non, ha fatto capito se, non ho capito se l'abbia lasciato passare o no. Ma me lo chiedo anch'io, strano, perché non avrebbe senso lasciarlo passare.
anche perché sono comunque tutti in gruppo, quindi non lo stava rallentando ad Andrea Manici in quel momento. Veramente strana questa manovra. Manici alle spalle di Costantino, vediamo se riuscirà a mettergli le ruote davanti. Sì, Costantino adesso deve vedersela dura, perché dietro di sé ha un pilota di grande esperienza, di grande calibro, quale Andrea Manici, mentre Costantino davanti a lui ha un altro pilota che doveva essere Emanuele Frosi. Quindi da un lato sta cercando di tenere il passo di Emanuele, mentre dall'altro sta cercando di tenersi dietro Andrea Manici. Guardalo Lillo Bartolo come prova a farsi aggressivo alle spalle di Nicolo Rosso in seconda posizione. Quindi una bagarra che si sta accendendo qua davanti tra questi due piloti. Guardalo qua Nicolo Rosso con la moto numero 44 che sta cercando di tenere la posizione, la seconda posizione, ma è davvero una situazione molto molto difficile, molto molto dura per lui, e si sta comportando veramente molto molto bene, direi. Nicolo Rosso sta facendo una grande gara. Da notare come davanti a lui non si vede neanche più Lo Bartolo, è scomparso letteralmente dai monitor. Sì, Renaudo, scusami. Pazzesco. Non si vede neanche più, è quel puntino nero là davanti che si confonde con gli insetti, talmente è piccolino. E guarda che staccata di Rosso, che è arrivato anche lungo di traverso. Ha spazzolato tutta la pista di traverso Rosso. Che staccata che sta tirando per cercare di resistere agli attacchi di Emanuele Lo Bartolo. Andrea Manici sta riprendendo da dietro la moto di Alessandro Costantino col gomito a terra in quella curva lì. È una curva molto bella quella là di Modena a sinistra, perché gira tanto, poi devi raccordarla, quindi devi... Anche perché il punto di corda è dove non c'è il cordolo. Sì, esatto. È dove c'è l'erba. Esatto. E vediamo, abbiamo visto molte foto di piloti col gomito a terra, perché devi chiuderla. Guarda Manici, alla fine. Guarda Manici. Manici ci prova l'attacco su Alessandro Costantino che resiste alla grandissima. Mamma mia cosa ha fatto Costantino. Una staccata straordinaria. E ha detto a Manici: guarda, se vuoi passarmi dovrai fare ben più di quello che stai già facendo. E notare come comunque Nicolo Rosso stia facendo tra virgolette da tappo, perché adesso si è ricompattato tutto il gruppo. Qui vediamo la partenza di Costantino. Guardalo lì Rosso come è partito a fionda, proprio a fulmine. Costantino non è partito nel migliore dei modi, ma poi si è infilato molto bene all'interno su Manici, guadagnando così una posizione di grande rilievo. Vediamo la partenza di Manici, non è stato eccezionale il suo spunto, è riuscito comunque a tenere abbastanza il passo di quella davanti, ma poi ha staccato troppo presto Manici. Mi chiedo come pilota del suo calibro abbia staccato così presto, come un po' guardingo la prima frenata, no? Ma un po' troppo, anche perché forse essere guardinghi hai perso tre posizioni. Rivediamo la partenza di Rosso. Una partenza a fionda, come gli aerei sulle portaerei. Sì, ma non è solo la partenza, è anche la frenata, perché se tu vedi, guarda. Sì, anche frenata è stato veramente fortissimo. E qua, anche qua adesso, anche qua ha fatto un capolavoro. Guarda, fila Lo Bartolo qua. Guarda come ha passato Lo Bartolo all'interno, grandissima la partenza e il primo giro di Nicolò Rosso con questo gruppetto di piloti veramente agguerritissimo, con Manici francobollato al posteriore di Alessandro Costantino. Ed è molto bello vedere comunque questi piloti di alto livello stiano facendo tutti praticamente le stesse linee, siano tutti molto molto vicini. Sembra quasi di vedere una gara del CIV a vedere questo duello, perché stiamo parlando di piloti di alto livello. Infatti il Motestate 600 è la categoria regina di questo campionato, e ci fa piacere notare come livello tecnico sicuramente, anche altissimo. Come piloti, livello tecnico dei piloti e delle moto, dei mezzi è altissimo, e lo dimostra anche il fatto che sono tutti e sei francobollati l'uno con l'altro. Guarda quanto è uscito forte Manici. Mamma mia, qui deve essere stato forse anche un errore di Costantino. E Manici ha passato in scioltezza Costantino, portandosi così davanti e guadagnando una posizione. Renaudo sempre al comando di questa gara. Se andiamo a vedere i tempi, là davanti sta facendo il vuoto Renaudo. 1.9.6 contro 1.10.5 di Nicolo Rosso. Pazzesco, gira 9 decimi più veloce a giro. Sono 9 decimi a giro. Un abisso veramente che separa questi due piloti. Se li moltiplichi per 14 giri di gara, ci aspettiamo almeno 10 secondi di distacco tra il primo e il secondo alla fine di questa gara. Costantino sta cercando di riprendersi la posizione persa ai danni di Andrea Manici, che ha guadagnato una posizione con una grande uscita di curva alla ultima tornata. Davvero una grande manovra quella di Manici, che è riuscito a uscire molto molto più forte. Quindi Costantino adesso segue da dietro questo gruppetto. Comunque sia, vediamo che è un gruppetto molto molto compatto in cui vediamo pochi sorpassi. Siamo al sesto giro di gara, Renaudo al comando, 1.9.6, Rosso 1.10.5 in seconda posizione, Lo Bartolo 1.10.4, Manici 1.10.4, Costantino 1.10.6. Sono tutti lì. I tempi parlano chiaro, dimostrano il fatto che sono tutti lì, stanno girando tutti sugli stessi tempi, quindi stanno facendo veramente tempi fotocopia l'uno rispetto all'altro.
Sì, come dicevo, non vediamo grandi rimescolamenti. Nel senso, sì, vediamo dei sorpassi, però non si passano ad ogni giro. Beh, è normale che sia così. Quando il livello è alto, il sorpasso viene più difficile, anche perché c'è meno posto dove passare. E non è... Quando invece si gira su tempi più alti, sai, il sorpasso viene... Sì. C'è più spazio, più traiettoria, c'è più margine nella frenata. Invece qua sono tutti più tirati, tutto più vicino e... Diciamo che non è il Mugello, qui hai il gioco delle scie che riesce a rimescolare molto le carte. No, non è solo quello, è solo proprio un fattore di tempi. Questi piloti stanno girando sul livello altissimo e quando il livello è alto sorpassarsi è difficile. Attenzione l'attacco di Emanuele Lobartolo all'interno su Nicolò Rosso, ma nulla da fare. Nicolò Rosso continua a restare davanti. È stato un tentativo di attacco, non è andato a buon fine, quantomeno ha intimorito la moto di Nicolò Rosso. Oh, no! Frosi, questo è Frosi. Caduta di Frosi che si dispera, peccato, perché era lì a lottare con loro. Rivediamo il replay di questa caduta ripresa dalla moto di Andrea Manici. È partito l'anteriore, lì non ci puoi far niente. L'ho detto che quella lì è una curva stronza, perché sono caduti veramente in tanti. Abbiamo visto Signorelli nella 1000, Frosi nella moto Stazio 600 che ha perso anche il paraleva del freno. Abbiamo visto volare lì, speriamo che i commissari l'abbiano rimosso prontamente dalla pista. Complimenti tra l'altro, ci teniamo a dirlo ai commissari, perché oggi hanno fatto un lavoro straordinario con queste temperature. Farsi 14 ore sotto il sole a 40 gradi, signori, tanto di cappello, giù il cappello a questi commissari, che sono un elemento chiave. Lo fanno solo per passione e poco altro. Ed è grazie a loro se ci possono essere queste gare, grazie a loro se gli incidenti molte volte si concludono con senza gravi danni. Ed è grazie a loro se comunque questo sport riesce ad esistere e a funzionare davvero. Complimenti a tutti i commissari di gara. Costantino sempre lì, Franco Bollato la moto di Manici, lo sta studiando, sta aspettando il momento propizio. Costantino porta sulle sue spalle un grande bagaglio di esperienza accumulato a Varano, dove nel cercare di sorpassare Rosso all'ultimissimo giro, alla penultima curva, si era sdraiato in terra, aveva buttato al vento una terza posizione che sarebbe valsa oro, perché sarebbe stato il primo podio in carriera nel moto estate 600. Quindi ha fatto tesoro di quell'esperienza e ha capito che non serve avere foga nel motociclismo, bisogna aspettare il momento propizio. Non ha senso andare a passare Manici adesso, perché... diciamo che è un po' la quiete prima della tempesta questa. Attenzione, c'è Lobartolo che sta provando in tutti i modi di passare Rosso. Addirittura all'interno lì è veramente rischioso quel tentativo di sorpasso. Si è giocato anche un jolly Lobartolo in uscita. Scaldato. Alla penultima curva gli è partito leggermente il posteriore. Comunque sia, non ha perso tantissimo tempo, anzi è stata una di quelle scodate in cui perderai sì e no mezzo decimo. Infatti Manici non è tanto vicino, anche se prova ad affacciarsi quantomeno a far vedere a Lobartolo che lui è lì. Lui è lì e ci prova. Diciamo che stiamo un po' osservando la quiete prima della tempesta, perché stanno tutti un po' aspettando gli ultimi giri per scatenare il panico. Non ha senso fare bagarre adesso. Ultimi giri che iniziano proprio adesso, perché mancano tre giri alla fine di questa gara. Lungo di Lobartolo, attenzione, perché Manici ha la possibilità di provare l'attacco, di cercare di guadagnare così una posizione che sarebbe importantissima, perché sarebbe il podio. Vediamo se Manici prova il sorpasso all'interno su Lobartolo e sembrerebbe avercela fatta. La regia sta mesquadrando Rosso, ce l'ha fatta Manici, grande manovra di Andrea Manici che ha guadagnato così una posizione e ha approfittato dell'errore di Lobartolo per passarlo e portarsi così in terza piazza, quindi podio temporaneo provvisorio per Andrea Manici. Come dicevo, si aspetta gli ultimi giri in queste situazioni per scatenare il panico, perché non ha senso smaciullare le gomme, il fisico, la resistenza e il fiato nei primi giri di gara, quando la gara dura 14 giri e puoi benissimo aspettare gli ultimi giri per tentare i tuoi sorpassi. Quindi Costantino adesso anche lui vede la possibilità di passare Lobartolo, che ha perso la posizione su Andrea Manici grazie a quell'errore all'ultima curva in cui Manici ha saputo approfittarne e portarsi così davanti. Andrea Manici, eccolo qua, all'inseguimento di Nicolò Rosso. Andrea Manici scatenato, vede davanti a sé la possibilità di chiudere la gara in seconda posizione e fare punti importantissimi per il campionato. Vediamo se Andrea Manici riuscirà ad arrivare a prendere Nicolò Rosso. Sicuramente si sta avvicinando tantissimo. Guardate le moto come, per cercare di uscire più forte dall'ultima curva, si portano tutte verso destra, verso il guardrail, per arrotondare il più possibile la traiettoria e dare possibilità alle loro mezzi di scaricare a terra tutta la potenza possibile, spalancare il gas in uscita. È una curva molto emozionante l'ultima, in cui devi spalancare il gas in uscita portando tutto il corpo sulla sinistra, perché hai quel richiamo a sinistra in cui salire sul cordolo. È veramente bella da vedere quella curva.
molto molto emozionante. Di solito ci si aspetta una curva emozionante in cui metti il gomito a terra, invece è un pezzo bello, soprattutto da vedere esteticamente quell'uscita di curva, perché vediamo la differenza con cui i piloti la interpretano. Rosso intanto non c'è una volta in cui non l'ho visto di traverso, in fondo al rettilineo, in fondo al discesone. Costantino gli ha attasso, hai visto un attimo? Sì, sembrerebbe aver perso un po' il terreno Costantino sul Lobartolo. Chissà, magari sta aspettando forse l'ultimo giro Costantino, o forse ha deciso che, oddio, è tanto lontano Costantino. È veramente molto lontano per cercare un attacco, perché inizia adesso l'ultimo giro di questa gara con Rosso che è andato leggermente largo, quindi forse Andrea Manici adesso avrà la chance di provare l'attacco. Mamma mia quanto si è avvicinato Andrea Manici, prova la staccata di traverso, guardalo qua, guardalo qua, si toccano anche due, mamma mia, non ci posso credere. Cosa ha fatto Manici? Ha tentato la staccata, ma Rosso ha tenuto giù il gas. Ha una grinta questo si ragazzo, sono toccati questi due. Nicolo Rosso ha una grinta pazzesca. Se lo vedi da fuori, un tanto bravo ragazzo, ma in pista è un animale da combattimento. Rivediamo il replay. Guarda che bello. Manici di traverso. Manici totalmente di traverso. Anche Rosso, guarda, adesso gli chiude la traiettoria. Guardalo lì, si sono toccati addirittura. Ha toccato il codone di Rosso e Manici ha dovuto ritirare sulla moto, se no finivano tutte e due in terra. Mamma, quanto e tra i due sono litiganti, arrivati vicini. Lobartolo gode perché... E Lobartolo si è ripreso la posizione, quindi Lobartolo ha avuto solo da guadagnarci. Renaudo intanto va a chiudere questa gara in testa dopo una gara straordinaria. Mamma mia che gara che ha fatto Renaudo. Aveva un altro passo, sembrava di vedere un moto estate contro un moto di serie. Oggi Renaudo aveva un secondo a giro sul secondo, quindi non c'era proprio storia, non c'era proprio gioco in pista. Oggi Renaudo avrebbe vinto la gara in totale solitaria. Nicolo Rosso un secondo posto straordinario, meritatissimo, combattutissimo, e Renaudo passa sul traguardo e si aggiudica la vittoria della Moto Estate 600. Aspettiamo adesso che transitino anche gli altri. Vediamo Renaudo che festeggia. Hai visto? Ha esultato poco, poi si è girato, non ha visto nessuno, ha detto allora la mia vittoria vale ancora di più. E ha tirato ancora di serbatoio. E Rosso ha chiuso in seconda posizione, quindi ha vinto anche il CRV 600 Expert. E Lobartolo è lì. Bravissimo, che ha chiuso Rosso, la gara in seconda gara posizione. Pazzesca, bellissima. Rosso gara 10, voto gara 10 e lode, perché era impossibile andare a prendere Renaudo. Quello è poco premio della giornata, va a Rosso, assolutamente. Divora del 1000. Divora ha fatto una gara no, io dicevo ancora... di questa gara qua. Sì, di questa gara qui assolutamente va a Rosso. Rosso è stato lui il man of the match, man of the race. Nicolo Rosso, una gara veramente bellissima. Quindi ha chiuso così in seconda posizione davanti a Lobartolo, che chiude quindi il podio. Costantino stanchissimo, adesso sta cercando di arrivare ai box senza morire. È stata veramente una gara dura. Quindi come dicevo, Renaudo vincitore, Rosso secondo, Lobartolo terzo, Manici quarto, che ha visto, si è giocato le chance di chiudere sul podio. Diciamo che lì ci ha provato e ha fatto bene a provarci. Non ha fatto nessun errore. Semplicemente Rosso ha chiuso la traiettoria per starci, Manici era lì, si sono leggermente sfiorati, ma sono le gare, si prova, una volta che provi sai che o ti va bene e ce la fai, o ti va male e stai dietro, o ti va ancora peggio e perdi una posizione, può capitare. Costantino quindi ha chiuso la gara in quinta posizione, comunque un gran risultato soprattutto ai fini della classifica. Messori sesto, Besana settimo, anche ottavo perché... Frosi. E segnaliamo anche la caduta di Pilla, che purtroppo è caduto nei primi giri e purtroppo quindi ha chiuso la gara con soli tre giri. Sì. E Giri anche non ha, Niccolo Giri non ha potuto partecipare a causa incidente. Comunque se analizzi la gara con le differenze sul distacco dal leader, se guardi Costantino è quinto, ma dal secondo posto a due secondi, capito? Sì, esatto, quindi, esatto. Quindi tre sì. Secondi. No, esatto, non ci fosse stato Renaudo sarebbe stata una gara mostruosa per la vittoria. Invece c'è stata una gara in solitaria di Renaudo che ha dato 8 secondi e 6 al secondo sul risultato finale di gara, e poi tutti lì dietro a darsi battaglia tra di loro. Se andiamo a vedere la classifica del 600 Moto Estate, vediamo Renaudo comunque sempre al comando nonostante lo scivolone di Varano, con 56 punti. Secondo Nicolo Rosso, attenzione, perché Nicolo Rosso non solo si sta giocando il campionato del CRV Expert 600, ma si sta anche giocando 3 punti di distacco da Renaudo. Quindi
tre gare alla fine, perché l'ultima gara sarà doppia. Staremo a vedere: Lobartolo terzo, Frosi quarto, Besana quinto, Brignoli sesto, Giri settimo, Costantino ottavo in classifica. Peccato per lo zero di Valano che pesa tantissimo. Manici nono, due zeri di fila. Un campionato da 5 gare, 0 vuol dire basta, finito, amen, a casa. E poi a seguire tutti gli altri piloti. Questa è la classifica del Moto Estate 600. Mentre se invece vediamo la classifica del CRV 600 Expert, Rosso è al comando con 75 punti, Besana secondo con 40 punti, Pilla terzo, Monti quarto e Lavatelli quinto. Rosso con 3 vittorie su 6 sembra quasi aver ipotecato. Sì, l'ultima gara è doppia. Ah, è vero, è vero. Ti ricordo che Franciacorta è doppia. Quindi su 6, 3 vittorie su 6 ha quasi messo a casa la vittoria del campionato. Staremo a vedere. Non mi sembra uno che poi abbia intenzione di perderle. Assolutamente no. Si chiude così questa gara. Mentre noi vi lasciamo al podio, vi rinnoviamo l'appuntamento con i trofei Ulea Estate 2015 a Cervesina, sul circuito Tazzano Luvalari, dove si svolgerà la primissima gara nella storia di questo circuito. Circuito nuovo, vi invitiamo a venire perché saranno tantissimi piloti partecipanti. Ci sarà tanta bagarre, tanto divertimento, e siete tutti invitati a venire a fare da spettatori l'1 e il 2 agosto a circuito Tazzano Luvalari di Cervesina. Da Alberto Fontana, Edoardo Mazzuoli, è tutto, ci vediamo tra 2 settimane. Ciao.